Diciamo che io sono sempre da ragazzino, da bambino, ero tifoso del Toro, quindi coronare la professione nella squadra del cuore era sicuramente un'emozione particolare. Buonasera a tutti, benvenuti, puntata numero 4 di Toro Amore Mio. Siamo tornati a casa, siamo tornati di giovedì. Siamo tornati nel nostro vecchio studio, insomma, siamo di nuovo qua per una stagione lunga, quella che ci accompagnerà durante tutto il campionato di Serie A. Dicevo vecchio studio, anche casa Vada, quindi accanto al prof è tornata Silvia. Eccoci qua! Buonasera, eccoci qua. Mi sono mancata? Ci sei mancata un sacco, io ho il campanellino pronto, Silvia, perché il prof lo vedo un po' affranto. Ma cos'è però che abbiamo visto prima? Non ho capito niente, dopo la sigla. Non lo so. Posso rivederlo? Si vedeva. No, subito no. Io voglio rivederlo. No, subito un pallone degli subito occhi. No, lo poi quando rivederlo. Ma che cos'era? Prof, che cos'era? Una voce, una persona che diceva che era tifoso. Ma è una voce... Una voce di casa. Una voce nota. Una voce di casa. Posso risentirla? Dopo sì. No, quando adesso telefonerà qualcuno, quando chiamerà qualcuno lo sentiremo. Sentiremo un pochino per capire chi era, perché questo è il quiz di questa sera, capire chi era quel signore, una uomo. Voce che trasuda Filadelfia. Che trasuda Granata. Via, e Granata. Ma possiamo risentirlo? Anche nazionale però. Anche azzurro. Sì, sì. Bah, vabbè, sti misteri. Dopo la sentiremo. Ma prof, mi chiede perché non sono venuta la scorsa settimana. Ma lei comincia. Come no, la scorsa settimana c'eri. Ah no, la scorsa settimana no, eri in Francia. Come mai non c'eri la scorsa settimana? Dov'eri? Ero in Francia. Ah, eri in Francia. Ah, non lo sapevo, fosse in Francia. No, ero a lavorare, ma mi siete mancati moltissimo. Bah, da come lo dici non sembrerebbe neanche tanto, però se lo dici tu, sì? Possiamo crederci? Vabbè. Certo. Di fronte a casa Vada, dall'altra parte della barricata, avranno sicuramente difficoltà a entrare per parlare questa sera, ma insomma noi li sproniamo fin d'ora a entrare in take su Silvia e il prof in particolare, perché il prof è sempre buono. Ma il prof lo interrompiamo col campanellino. Ah, ecco. Silvia, notare è più difficile scarpe. Di fronte notare scarpe. Valeria, salutiamo Valeria e Luca che questa sera ci tengono compagnia in studio. Ecco, abbiamo notato scarpe. Dovevamo, se ne poteva fare a meno. Potevamo evitare. Magari presentiamo gli ospiti. Magari andiamo con gli ospiti. Cesco Vannucchi, buonasera Cesco. Buonasera come stai? A tutti. Bentornato. Benissimo, veramente. Benissimo, molto camicia bene, granata d'ordinanza, insomma. Un po' garibaldina. Garibaldina, no, è granata. Sì. Comunque sono contentissimo di essere qua con voi, grazie. No, è un piacere per noi averti fra noi. E poi c'è Toni Dell'Aglio, buonasera. Buonasera. Allora, diamo la definizione esatta della sua professionalità, che è istruttore individuale calcio. Che vuol dire che sostanzialmente prendi il prof che in torinese si dice Alenenboom e gli insegni a giocare a pallone. Così, quindi un personal trainer. Sì, bravo. Come uno non va bene in matematica, c'è le ripetizioni individuali. Ma sì. Allora il gioco del calcio si può imparare? Certo, da noi vengono dei bambini piccoli, si comincia dalla didattica, piano, come un professore si mette lì A, B, C, si comincia a vedere anche le lacune di un bambino, di un ragazzo, noi possiamo lavorare sul particolare. Sulla tecnica e anche sulla tattica. Poi. Tattica individuale, però prima si parte sulla tecnica. Poi dipende sempre il bambino che viene da noi, che lacune ha, cosa necessita. Interessante. Senti, Toni, però questo è uno sport di squadra e tu fai un intervento sull'individuo. Come si concilia? Certo, noi si concilia perché... prima cosa, tutto quello che è tecnica poi si porta nella squadra. Se io non sono capace a fare uno stop, un passaggio, muoverci nel momento giusto, la postura, tutte queste cose qui, noi siamo facilitati, a differenza di un allenatore che lavora con 15 o 16 ragazzi, noi lavoriamo da uno individuale a massimo 4 bambini. Perciò abbiamo più... Certo. È ovvio che Pulici, quando si diceva che non sapeva... Bravo, un grande esempio. Oh, Silvia. Un grande... No, no, ma poi con me sfonda la porta. Dai, ma scusa, per la prima volta che mi dà ragione una persona spontaneamente, fammelo sentire. Ma no, ma l'ha fatto per simpatia. No. Ma non mi puoi dire questo. Ma Pupi, vuoi insegnare calcio a Pupi? Bon. Ma no, ma scusa, guarda, ma... Quasi allora, come se Cesco tu avessi... Vannucchi, adesso se ha coraggio lo dice davanti a tutti, dice che con i suoi occhi ha visto un giorno... Me l'ha detto sempre lui, poi sono
fatti suoi. Anche se lui l'ha negato pubblicamente, esatto. Però ti assicuro che noi l'abbiamo visto, siccome ero frequentatore. Fare il famoso muro. Esatto. Io ho visto Panatta giocare contro il muro. Esatto. Però, voglio dire. Detto fare io ho sentito muro. Che ha battuto Panatta. No, quello lì no. Quello lì, no, che quello aveva lì, un no. bastone. No, quello lì è Naretto. Naretto faceva quel, io siccome ci ho giocato poco, però ci ho giocato, Naretto quando tu eri solo destro o solo sinistro, più che altro con i sinistri lo faceva, che non con i destri. Tu mi hai detto che l'hai visto fare a Pulici. No, a Pulici no, non c'era bisogno. Però tu a me me l'hai detto. Ma no. Fagli dire cosa faceva con sto bastone. Pulici faceva, allora stasera, serata simpatica. Perché allora ha scritto Luciano e dice ti è caduta la birra. Allora visto che mi è caduta la birra mentre voi parlate io la raccolgo. Ci dice cosa faceva con sto bastone. Ma niente, Cecilia gli metteva, appoggiava cioè, nel terreno, nell'erba questo pezzo di roba, poi legava il polpaccio a questo il destro, se eri destro, e così ti obbligava a stare in equilibrio e giocare solo per attivare il muscolo del sinistro. Cioè, telefonare al telefono azzurro. Sì, su di ti sto parlando. Hai detto che l'hai visto fare a Pulici. No, io me lo Pulici ricordo no, bene. Assolutamente. Comunque questo è un tipo di... Certo, però Pulici mi risulta che tempo fa l'avevano tolto dalla squadra per un po' sì, di certo. tempo. A fargli fare ripetizioni di tiro, poi quando è rientrato è diventato il Pulici. Grande pupi. Quindi è inutile che ti suoni il campanello pupi, tu, Però lui aveva delle, no, io ho fatto però di peso, lui aveva delle doppie atletiche innate, fantastiche. Ecco, ma per esempio, se tu, non so, Bianchi, ha qualche difetto però, che si potrebbe correggere, ad esempio, secondo te? Secondo me, vabbè, io lo seguo in allenamento e Bianchi, devo precisare una cosa, ha uno spirito di sacrificio, io vedo proprio che si è fatto proprio del male. Cioè proprio, non fisicamente, proprio sul suo modo di giocare, e l'ho visto sulla Sappada l'altro anno, quest'anno ho potuto seguirlo poco perché ero a lavorare con la mia scuola, e l'ho visto proprio trasformarsi, lui proprio Ventura, proprio per quanto riguarda, come dicevo prima, tattica individuale, i movimenti, queste cose qui, Ventura con lui ha cominciato proprio, perché Bianchi era abituato, tirare in aria, trovare spazio, adesso gli ha insegnato a venire fuori, giocare con la palla, fare i movimenti giusti, perché il Toro entrano gli esterni, tutte queste cose qui, e lui di là ha cominciato un'altra cosa con Ventura dalla base. Ventura è un grande maestro di calcio. Ventura è un grande, l'ho seguito lì a Sappada, ero rimasto. Davvero... No, lui proprio insegna, a parte che io ho visto, scusate se, ho visto all'inizio, l'ho pure ripreso tramite... Tramite non lo dire perché se ti sente... No, ma Ventura gli ho chiesto, prima, quando è arrivato, se potevo riprendere apposta per un fatto professionale. Faceva fare controllo orientato. Cosa vuol dire? Controllo orientato, quando ti arriva la palla, già girarti con lo stop. Ragazzi che hanno giocato in Serie A, Serie B, nazionale più di qualcheduno, quadrato, palla, mi giravo, palla all'altro, cose che facciamo fare noi stop bambini. Stop a seguire una volta. Sì, tocco orientato, stop a seguire quando... Tocco orientato quando io già tocco il pallone, già orientato verso chi do la palla. Ma ci sono dei lo giocatori lo stop a seguire che... era quello di Pellicori, che non quello di Graziani. Mai, quindi lo stop era sempre a seguire. Era Pellicori è meglio. Abbiamo un amico al telefono, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, buongiorno, buonasera, sono Marco di Settimo. Marco, benvenuto. Allora, Marco, sì? Abbiamo il quiz... Sì. Noi lo sappiamo, non si vince nulla per il momento, perché poi magari più avanti qualcosa si vincerà anche. Questa sera bisogna indovinare chi è quel signore che abbiamo visto all'inizio. Ma possiamo non ce lo dico, lo rivediamo. Moment. Allora, per Marco e per Silvia, ma poi anche per tutti gli amici a casa, andiamo a rivedere quel frammento a proposito di questo grande personaggio. Diciamo che io sono sempre da ragazzino, da bambino, ero tifoso del Toro, quindi coronare la professione nella squadra del cuore era sicuramente un'emozione particolare. Allora Marco, chi è questo signore? Abbiamo perso Marco. No, ci sono. Ah, bene. Okay. Sì, Gigi Lentini, secondo me. Allora, bravo. Così di brutto? Era Lentini? Può essere. Come sì, può Lentini, essere? Lentini, oh. Silvia? Non lo so, non me lo ricordo più. Vabbè Marco, allora più avanti ti facciamo vedere qualcosa, chi lo sa, dai. Ma era lui? Era lui. Era Lentini. Bravo, e questa sera parleremo di Lentini, ne parleremo anche diffusamente. Marco, a te la parola sul Toro.
Allora, io volevo chiedere una cosa. Io sono convinto che con l'Inter, secondo me, faremo una bella partita e forse possiamo anche vincere. È bravo, bello ottimista. Perché secondo me sono molto motivati, hanno voglia, hanno grinta, e Ventura un allenatore proprio, diciamo così, in grado di fare anche i ragazzi magari meno conosciuti in modo di farli conoscere. Grazie Marco. Va bene, saluto a tutti, Silvia Vada, il professore. Ma Marco, ti ringrazio per i saluti. Chi sarà l'uomo? Allora mi devi dire qualche cosa in più per convincermi. Tu dici che secondo te il Toro non sfigurerà, addirittura potrebbe vincere, ho capito bene? No, per me può vincere il Toro. Allora qual è l'uomo in più del Torino? Insomma, chi segna? Secondo me segnerà Bianchi di testa e Sgrigna. Se giocano. Quindi è vivo. Doppia. Perché è una coppia, secondo me, che lavorano bene. E tanto che non vai al cinema, Marco? No, ma è vero. Secondo me, anche Sansone, secondo me, bisogna dargli un po' di fiducia. Si gioca in 11, ecco. A Palermo. Solo un'altra squadra gioca sempre in 12. Non so quale sia. Però io sono convinto. Bene, Marco, ti penseremo domenica sera. Grazie, buona serata. Ci scrive Fabrizio da Venaria e devo dire che rappresenta anche lui, Fabri, questo ottimismo che si sta diffondendo. Dice: non so cosa sta succedendo, ma finalmente, dopo tanti anni di Serie B e Serie A mediocre, finalmente arrivo alla sfida di domenica con tanto orgoglio. Non mi importa sapere come andrà a finire, però c'è un allenatore, c'è un gruppo e chissà, magari un giorno ci sarà anche un buon presidente. Però vedi com'è il tifoso del Toro, è così, basta vincere una partita e pareggiare l'altra, essere a 4 punti, guardare gli altri un po' dall'alto in basso e vede ottimista. Metti che domenica per una ragione o per l'altra non arrivi al risultato atteso, musi lunghi per stasera una settimana. Siamo tutti simpatici. Forse no, perché saremo giochiamo con l'Inter, dovremmo essere abbastanza vaccinati, Cioè, onestamente, anch'io mi auguro di fare la partita con Cittadella, quindi di stravincere. Si può anche perdere con l'Inter. Esatto. Ma non so su che pianeta viva lui, perché abbi pazienza, musi lunghi, ma non è vero musi lunghi. Ma se siamo tutti musoni sono. Ma sempre, siamo tristi quando per 1100 giorni. No, chi scrive è assolutamente simpatico. Aggiornate la sigla, dice un amico che non si firma, Gazzi diventerà fondamentale, non capisco bene che cosa c'entri con la sigla, ma va bene. Lo vuole siete, poi dice, siete tutti belli. Più o meno. Beh, io sono bellone, ma che cosa volete? Scusi. Ce n'è uno, eh. Poi sei volitivo, hai un sacco di caratteristiche. Voi sarete belli. Bentornata Silvia, questo Angelo Scherzoso si firma. Vai, bentornata Silvia, ci sei mancata tanto come una colica renale. Non è venuta male. Questo non va bene. Riscrivimi un altro pensierino, Questo non mi è piaciuto tanto. Allora, andiamo a sentire che cosa vogliamo sentire? L'angolo? Andiamo con l'angolo, prof. Come vuoi? Vuoi? Oppure leggiamo un paio. Guarda, abbiamo qui degli amici che ci hanno scritto, mentre tu ti alzi, Silvia può andare a scrivere. Franco vuole nei topi il prof, perché anche la calligrafia dice che è un super. Sorpresone, Hai visto che roba? Vabbè, ma lì si staccano gli assegni prima. Beh, certo. Cosa nessuno mi ha chiesto cos'è la maglia qua. Che maglia è? Non si riesce a vedere bene, alzala un po', alza, ecco, copriti bene. È la maglia di Suciu, la maglia numero 8. Betè, cos'è c'è scritto? È la maglia del Lecce, numero 8, Giacomazzi, la squadra allenata da Lerda che domenica a Cuneo ha battuto il Cuneo per 2-1. Ciao Franco. E io sono felice. Ciao Franco. Non perché sia leccese, ma perché sono tifosa di Lerda. Allora, un saluto particolare a Tony, dice Enzo. Ho avuto il piacere di conoscere Tony sulle tribune della C-Sport. Volevo dirgli che stasera ha gli stessi capelli di Silvia Vada. E, sui capelli io e il prof abbiamo niente da dire, chissà come mai, quindi possiamo procedere. Ma chi scrivo nei top e nei flop? Nei top il prof. Franco. No, poi prof. Franco non prof. Lo metti nei top. No, io metto i giocatori. Il prof. Allora, Irene, metto nei top Glick, che li voglio in trasmissione, invece nei flop chi non vuole una radio che parli di Toro. Scusate, Glick ha giocato in nazionale poi nella sua. Sì. Com'è andata? Direi anche abbastanza bene. Sì, ha vinto. Glick, il prof proprio non vuoi scrivere. Ma non c'entra niente, non è lo spirito dei nostri top e flop, cosa c'entra dei il prof? Dei tuoi, ma l'ha detto Franco che lo voleva nei top, e devi mettere chi non vuole la radio nei flop. Cioè, devo mettere Cairo. Scrive no radio. No radio. Metti quello che vuoi.
L'angolo? Perché con la K? Facciamo l'angolo. Perché dai. Quando. Non perché so. Lo so io. Perché?